Bene, continuiamo il tema dell'eneagramma e iniziamo a parlare del tipo 4. Il tipo 4 viene anche definito il romantico in quanto diciamo, ha una propensione verso il romanticismo. Appartiene anche lui alla triade diciamo, emotiva e proprio per questo motivo, come gli altri, come il 2 e come il 3, ha difficoltà nel gestire correttamente le emozioni. Cioè non è che non gestisce le emozioni, ma riesce a gestirle con difficoltà, soprattutto quando queste tendono a prendere il sopravvento, cioè ha paura di non essere in grado di gestire correttamente la sua parte emotiva, la sua sfera emotiva. Ecco, quindi vediamo che una caratteristica del tipo 4 è l'essere originale, cioè il tipo 4 teme di essere massificato, di essere ordinario, quindi ha sempre qualche tratto caratteristico che lo contraddistingue dagli altri. Può apparire leggermente estroso e anche leggermente egocentrico. Infatti il romantico può anche avere delle caratteristiche spiccate di creatività. Sono persone che anche nell'abbigliamento, nel modo di fare, si distinguono un po' dagli altri per estrosità, per creatività. Spesso troviamo questo tipo di persone che hanno dei talenti, anche dei talenti naturali di tipo artistico, quindi come cantanti, pittori o altre cose di questo genere. Hanno una vena artistica molto sviluppata. Ecco quindi che la caratteristica del romantico, la compulsione del romantico è la paura dell'abbandono, perché uno dei vissuti, diciamo, dell'infanzia è stato quello della percezione della sanzione dell'abbandono. Questa paura di essere abbandonati, questa paura di essere lasciati, di perdere, diciamo, l'affetto delle persone care, li ha spinti a distinguersi dagli altri, perché questa distinzione era una sicurezza per lui, cioè nel senso che il ragionamento inconsapevole fatto dal romantico è: se io sono unico, se io sono speciale, allora non verrò abbandonato. Quindi questa ricerca di unicità, questa ricerca di essere diverso dagli altri, di essere unico, di essere creativo, è dovuta proprio al fatto che lui si garantisce a livello inconsapevole come dire, una polizza a casco sull'abbandono, cioè cerca di prevenire l'abbandono rendendosi unico, rendendosi indispensabile e sviluppando dei talenti. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'eneagramma possiamo dire che nel percorso di integrazione evolutivo, quindi avremo delle persone talentuose e di successo nel campo artistico, in campo creativo, nelle professioni che richiedono creatività e anche molto romantici e sentimentali nei rapporti affettivi. Mentre nel percorso di disgregazione avremo persone che diventano eccessivamente eccentriche, eccessivamente esibizioniste e proprio per questa paura incontrollata, incondizionata della perdita dell'amore, della perdita dell'affetto. Bene, vi invito a seguire gli altri incontri sull'Enneagramma e potete anche seguirmi sul mio blog http://seduzionevip.com. A presto per i prossimi incontri.